Siamo sempre felici a contatti l'autorità nostra e già siamo bene con tutti i cittadini, siamo collaborazioni insieme, è così. Il sorriso dell'imam Omar, guida spirituale della comunità islamica Frosinone, è contagioso. E con lo stesso garbo, l'invito all'incontro tra culture, a rimarcare la riuscita convivenza tra popoli, è stato accolto dalle massime autorità della Ceceria. Innegabile l'emozione nel sentir cantare l'inno di Mameli dai figli della seconda generazione. La nostra Costituzione, fra i vari principi fondamentali, parla di pari dignità di sesso, di religione, di cultura. Quindi a questo punto che facciamo? Predichiamo bene e razzoliamo male. Questo veramente è un controsenso. E poi bisogna anche prendere atto che ormai tutte le nostre società, la società occidentale anche soprattutto, è diventata una società multietnica, quindi con la presenza di queste comunità, e vanno accettate, logicamente, nel segno di quelle che sono le regole del territorio. All'invito ha risposto presente anche il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani. Un territorio nel quale l'integrazione si è già realizzata da anni, ci sono famiglie sulla nostra zona extracomunitarie di fede musulmana, quindi di fede islamica, di altre professioni religiose, perché l'integrazione non è soltanto nei confronti dell'Oriente, e sono famiglie che normalmente non solo non danno difficoltà alla città, ma suppliscono soprattutto in lavori particolari che ormai gli italiani sembra che non vogliono svolgere più.